Salvezza raggiunta, un obiettivo che magari inizio anno poteva essere differente, ma poi per una serie di vicissitudini era quella più vicina e quella che è l'obiettivo maggiore, ecco. E con una prova di forza, anche mentale, alla fine le ultime quattro partite sono state decisive per raggiungerla. Davvero, non nascondo che, come ho avuto modo di dire anche altre volte, francamente, conoscendo come la squadra, come le qualità nostre, si poteva fare di più. Purtroppo per colpa nostra, in certe occasioni, soprattutto in trasferta, non siamo riusciti a rendere come possiamo fare e ci siamo ridotti a dover vincere per forza le ultime quattro per essere sicuri della salvezza. Ce l'abbiamo fatta, siamo stati bravi, però se mi è concesso dirlo, un po' ci girano perché si poteva fare di più. Poi vabbè, siamo contenti perché si è vinto la Coppa Toscana, è stato un traguardo importante per la società, però si poteva fare di più. Questo, ne abbiamo la consapevolezza. Ecco, abbiamo probabilmente la partita d'addio per Chierici, c'è un po' anche di punti di domanda su Corsi e altre persone della Val di Sieve. Occhini cosa farà? No, io rimango qui oramai, dopo sto proprio bene, oramai è casa mia praticamente. No, ora sì, è vero, c'è qualche punto di domanda. In realtà io per il futuro della Val di Sieve, al di là che io ci sia o meno, in realtà sono molto fiducioso perché abbiamo un gruppo di 5-6 ragazzi giovani, 99, 98 così via, veramente, veramente bravi, veramente validi, che l'hanno fatto vedere sia in allenamento sia in partita quando sono stati chiamati in causa. Poi l'ammetto, la partenza di Marco mi fa un po' strano, 9 anni si gioca insieme. Se ne è passate tante insieme, si è vinto 2 campionati, è cambiato allenatori, vissuto momenti belli, momenti brutti, insomma dopo 9 anni è strano sapere che magari il prossimo anno verrò qui in palestra, non ci sarà, però non è che smette, anzi io dentro di me ho questa idea che lui ora va a farsi questi 2 anni di vacanza a Milano e poi torna e ritorna a fare due tiri insieme a noi. Ora quello si vedrà.